il tuo tempo perduto. Vola, vola, cerca la felicità. La loro vicenda ha fatto discutere molto ed ha guadagnato persino l'attenzione del Papa. Sono i lavoratori di Meridiana, la compagnia aerea che ha la sua sede principale in Sardegna. 1.600 dipendenti a rischio licenziamento. Secondo i sindacati, un cinico gioco di prestigio fra casa madre e società controllate. Una situazione di acuta emergenza e sofferenza sociale in un paese già traumatizzato dalla vicenda all'Italia e in un settore nel quale i grandi player del low cost, a cominciare da Ryanair, hanno cambiato in modo radicale le regole del gioco. Un piccolo sostegno a questi lavoratori potrebbe venire dall'Europa. Il deputato leghista Lorenzo Fontana si è attivato per verificare la possibilità di ammettere i lavoratori a rischio al Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione, chiamato anche FEG. Si tratta di una misura, finanziata con un massimo di 150 milioni di euro all'anno, che copre fino al 60% dei costi dei progetti per la formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori che hanno perduto il proprio posto di lavoro a seguito della globalizzazione o della crisi. Il fondo, che non finanzia misure di protezione sociale, può però fornire anche indennità per formazione e mobilità. Ne hanno beneficiato fino a questo momento diversi paesi europei e diversi settori produttivi, dall'Irlanda per la crisi della TAC-TAC, all'Olanda per l'alluminio, alla Spagna per l'edilizia. Il presupposto è che la crisi colpisca almeno 500 lavoratori di un'unica azienda, ovvero un intero comparto produttivo. La risposta alle richieste di Fontana è stata positiva. La vicenda di Meridiana possiede le caratteristiche per l'accesso al FEG. Ora, dice l'eurodeputato leghista, spetta all'Italia fare i passi necessari ad attivare queste risorse.